Secondo te è il modo migliore per svecchiare il giro? Anche se il giro comunque non è vecchio, il giro tutti gli anni è qualcosa di nuovo e di rinnovato. Però tu avevi usato questa espressione svecchiare il giro. Sì, avevo titolato caro vecchio giro, Sì. perché comunque quando hai 100 anni probabilmente non sei giovanissimo. Però è anche vero che hai questa magia che ti rinnova ogni anno è diverso, ogni anno cambiano i protagonisti, cambiano gli scenari, cambia quello che succede, quindi ogni anno è una storia diversa, su un copione che tende ad essere magari simile, e in un territorio, in questo caso l'Italia, che è quello, pur variando. Sicuramente il fatto di coinvolgere i nostri tifosi, che guarda caso, utilizzando i social media, sono la parte più giovane dei nostri tifosi, è un vantaggio perché ci fa ottenere un fine tuning molto veloce, molto economico oltretutto, con quella fascia di nostri tifosi che a volte più difficilmente sono raggiungibili, contattabili, interessabili, coinvolgibili. Lo sappiamo, è la parte più complessa dei target da qualunque strumento di comunicazione, da qualunque format. Il fatto di avere un dialogo con loro sicuramente fa sì che innanzitutto loro si sentano molto coinvolti e quindi partecipi di qualcosa. E quando qualcuno partecipa di qualcosa sicuramente ne è più interessato. E poi se i gusti vengono tradotti in comportamenti e quindi in azioni, probabilmente il prodotto che ne esce è decisamente più appetibile perché è disegnato su quello che ci viene richiesto. E lo svecchiamento, mi raccontavi, è iniziato anche all'interno del tuo modello di produzione del marketing per il Giro d'Italia. Beh sì, parlavamo prima di produzione di contenuti. L'approccio ai social media cambia radicalmente tante cose, fra queste le modalità operative proprio che avvengono qua dentro e quindi siamo passati da ma non sarebbe bello raccontare quello che succede attraverso questi nuovi canali che ci danno la possibilità di parlare tutti i giorni a qualcuno, al ok, ma come possiamo rendere protagonisti di tutto quello che succede tutti i nostri tifosi nel mondo, cosa possiamo comunicare loro, chiedere loro e come possiamo generare dei contenuti oggi che abbiamo la possibilità di avere dei media che li accolgano. Un tempo questo non avveniva, fino a pochissimi anni fa erano le piattaforme ad avere dei grossissimi limiti di capienza, la televisione aveva poche ore, pochi canali e pochissime altre, poche pagine dei giornali e quindi tutto era molto limitato. Oggi abbiamo invece una totale esplosione, quindi la possibilità e da qui la difficoltà di creare dei contenuti di valore, di interesse tutto l'anno relativi a una cosa che succede poi 3 settimane all'anno, nel mese di maggio. Quindi Certo, negli altri però 49 sì, succede può vivere. in un territorio ben preciso che è l'Italia, che è un brand a sua volta. Succede fra l'altro in un territorio ben preciso e limitato, che è l'Italia, che da un lato può essere appunto un limite perché non è così frequente che una cosa così geograficamente collocata sia di interesse anche per tutto il resto del mondo. Dall'altro lato, essendo l'Italia un brand che da questo punto di vista ha un grande valore, il paese Italia, diventa per noi un importante atto di comunicazione, quindi poter raccontare i territori, i luoghi che andiamo ogni anno a mostrare con le immagini del giro.